Buongiorno, buongiorno ragazzi, buongiorno ragazzi. Allora, ci siamo, 24 ore, poco più, al derby. Tra pochi minuti in conferenza stampa il nostro Daniele De Rossi affronterà il tema di questa partita, dell'importanza logicamente sia a livello cittadino che a livello di classifica. Già l'abbiamo detto in questi giorni. Oggi in questo POV io analizzerei quello che potrà essere Roma-Lazio da parte nostra. Poi ne parleremo stasera con Andrea a Next, insomma, anche sentendo le sue impressioni da tifoso della Lazio, quello che si aspetta da questa partita. Io da romanista sinceramente mi aspetto una Roma che voglia combattere, che voglia far suo a tutti i costi questo derby per tanti motivi. Sia perché sono due anni pieni che non vinciamo un derby e anche che non segniamo un gol al derby, e sia perché insomma ci servono punti per rimanere quinti, perché il passo falso a Lecce ci potrebbe costare molto caro in caso di recupero positivo da parte dell'Atalanta della sfida con la Fiorentina. Quindi la Roma deve necessariamente ora vincere le partite più scomode, che sono appunto il derby, che è appunto la sfida col Bologna. Poi ci sono le due trasferte di Udine e Napoli, anche quelle molto toste, per diversi motivi. Forse per assurdo è meno complicata quella a Napoli, ma è fra 20 giorni, quindi non sappiamo se il Napoli magari nel frattempo se sarà ripreso dallo shampoo che gli ha fatto l'Atalanta settimana scorsa nel sabato prepasquale. Quindi dobbiamo vedere, perché ripeto, se Napoli a un certo punto dovesse essere proprio matematicamente fuori dalla lotta, potrebbe anche per assurdo giocare con la testa più libera e rendersi più pericolosa, essere una sfida più pericolosa, ripeto, per assurdo. Quindi insomma, l'avevamo detto alla sosta, all'inizio della sosta, arriva un mese di fuoco, e un mese di fuoco sarà. Cioè, è iniziato non nel migliore dei modi, poteva iniziare peggio sicuramente per come si era messa la partita. Quindi dobbiamo vedere il bicchiere mezzo pieno, come ho detto subito dopo Lecce-Roma. Però ripeto, domani è una partita importante. Se si vogliono avere ambizioni da Champions, bisogna fare tutte e due. Bisogna vincere il derby perché è il derby, bisogna vincere il derby perché vale tre punti importanti per la classifica. Detto questo, la formazione io credo che sia abbastanza scontata, però è ovvio che ci potrebbe essere qualche sorpresa all'ultima, anche se insomma ha visto, se non sbaglio, appena due partite di Tudor alla Lazio, la Lazio di Tudor De Rossi, e ha visto tutte e due partite con la Juve. Quindi c'è stato un cambiamento di modulo, la Lazio ha fatto, soprattutto quella dell'Olimpico, ha fatto una buona gara contro la Juve, si è riscattata allo Stadium, ma anche lì la Lazio insomma non ha fatto un cattivo primo tempo, dove ha preso, se non sbaglio, anche in palo con Luis Alberto una traversa. E poi logicamente Chiesa e Vlahovic sono due ottimi giocatori che, se stanno nella giornata normale, insomma, riescono a incidere e a fare il loro, hanno fatto quei due gol e la Lazio non è riuscita insomma neanche accorciare le distanze, e quindi si è complicata un po' la vita per ritorno. Però ritengo che comunque qualcosina Tudor già gliel'abbia data, soprattutto a livello di intensità e di mentalità. Logicamente la scintilla l'ha fatta scattare e probabilmente lo vedremo anche domani. Vi ricordo, domani sarò in diretta dall'Olimpico 17:30, salvo linea, perché sapete, ve lo dico sempre, io la programmo, poi non sappiamo, ci riusciamo quasi sempre, però per correttezza vi devo dire che non dipende, no, tutto da me. Se vado all'Olimpico e c'è il caos, il delirio più totale per quanto riguarda i cellulari, potrebbe essere difficile fare la live, ma di solito su questo YouTube mi aiuta molto, perché insomma mi permette di andare live anche quando sempre lo stadio è pieno, quando gioca a Roma. Quindi la formazione, vi dicevo, mi aspetto Svilar in porta, i centrali sono scontati, sono Mancini e Llorente con la squalifica di Indica. Non credo che Smalling possa
possa fare il centrale in una difesa a 4 e soprattutto al rientro. Non credo che gli venga in mente di abbassare Cristante e aggiungere Bove a centrocampo, quindi ritengo che Llorente sarà titolare. I terzini, io credo e spero che siano Celik e Spinazzola se sta bene. E anche se Angeligno, insomma, mi piace molto perché ha questo cross tagliato molto pericoloso, cioè questo piede molto caldo, mi piace molto, però logicamente per esperienza di questa partita preferirei Spinazzola, logicamente se sta bene, perché se deve essere in cadavere, deve essere scavalcato continuamente, credo da Isaksen o da Felipe Anderson, è meglio a quel punto che ci sia Angeligno. Centrocampo è quello titolare, senza ombra di dubbio, sono tutti disponibili, Cristante, Paredes e Pellegrini, e in attacco ci sarà il ritorno del Shaarawy e Dybala, e al centro ci sarà Romelu Lukaku, che insomma proverà a regalarci sta gioia di un gol al derby, come lo stesso Paolo, insomma, che negli ultimi, mi sembra, nei due derby dell'anno scorso e due di quest'anno, la Roma non ha segnato, quindi non ha segnato manco Dybala. Quindi sostanzialmente, ragazzi, mi aspetto questa formazione. Ora, ripeto, sta parlando adesso De Rossi, io non so quando riuscirò a caricare questo video, però fatto sta che questo è e credo anche che, insomma, al di là, avrei preferito logicamente Ndicka, ma anche Llorente ha dimostrato di essere un giocatore affidabile, quindi va bene così. E poi chissà, magari proprio Llorente potrà, su un calcio d'angolo, che ne sai, essere decisivo, magari per una volta a favore nostro invece che a favore loro, visto che gli ultimi derby sono pure abbastanza segnati da errori dei nostri giocatori, quelli di Bagnez, errori di concentrazione, quello di Huijsen al derby di Coppa Italia, insomma, è un errore provocato dalla furbizia, no? Dalla velocità del Tati Castellanos, che l'ha anticipato e si è fatto scalciare. Ripeto, pure lì rigore, insomma, che poi vabbè è stato dato pure a Juve Lazio di Coppa Italia, ma revocato per fuorigioco dello stesso Cambiaso, che aveva subito il fallo, però rigore, insomma, veramente, che senza VAR non si dava mai una volta, perché lì si vede proprio che non lo vede Huijsen a Castellanos, se gli dà un calcio perché gli leva la palla entrando da dietro. Quindi è una punizione eccessiva. Però vabbè, nata così, andiamo avanti, pensiamo a domani, ragazzi, pensiamo a vincere. Vi ricordo, 17:30 dall'Olimpico, respireremo insieme l'atmosfera del prepartita del derby della capitale. Torno allo stadio dopo 26 anni e mezzo, non vedo l'ora come un bambino, vi dico la verità, devive questa emozione. Poi la partita, insomma, lo sapete, io ormai alla mia età ho acquisito una sportività che a volte qualcuno mi dice, ma te sei poco da Roma, so poco da Roma, a parte coglioni, so da Roma e come. Solo che ho maturato altre, come dire, no convinzioni, vivo le mie emozioni in maniera diversa. Poi se mi becchi a caldo e mi rode per una sconfitta come la finale d'Europa League, insomma non sono manco più tanto delicato se mi provochi dopo una sconfitta del genere. Però insomma penso d'aver raggiunto un livello di maturità da tifoso, grazie anche ai miei peletti bianchi della barba che insomma mai avrei immaginato ad esempio 20 anni fa, quindi questo per me è già un grande risultato. E ripeto, voglio andare allo stadio e godermi questa partita, tutte le emozioni, tutta la cornice, le scenografie delle curve, i cori, i fischi. Mi voglio godere ogni singolo momento di questo derby, ovviamente sperando che il mio ritorno allo stadio possa essere positivo anche per la Roma. In un derby, ripeto, in un derby, non ci vado da 26 anni e mezzo, è una vita, ragazzi, una vita. Va bene, io vi bacio. Andiamo ad affrontare questo venerdì di lavoro cercando di non pensare al derby, pensando ai nostri lavori. E poi dai, ci vediamo stasera alle 19 con Andrea, Next speciale derby, vediamo che esce fuori, vediamo che ne pensa Andrea, quello che sta provando Andrea, le sue aspettative da tifoso dell'altra sponda. Va bene?
Un bacio e buon venerdì e buon weekend dal vostro Max. Ci vediamo domani per il derby della capitale. Ciao.